Terzo spazio del Bianco e del Rosso TV Sport con Enzo Tamborra. Enzo, un Bari che comunque metti in primissima fila per il salto di categoria. Bari deve giocare per andare in Serie A, cioè, altrimenti stiamo parlando di niente, cioè, per come si è mosso sul mercato, per come si è strutturato, insomma, anche una struttura societaria importante, il Bari, che non può reggere alla lunga in serie B, cioè, credo che siamo l'unica società di Serie B che ha due addetti stampa, ad esempio, no? Due addetti alla comunicazione, credo che non esista in nessun altro, Sì, si è comunque strutturato come una Gianluca società Varese sta dando sì, pronta già infatti. a salire in Serie A, quindi queste cose o hanno uno sviluppo rapido, oppure non possono reggere nel tempo. Beh, nel caso un po' lo avevi anche chiesto, no, a Gianluca Pavaresta proprio nei nostri studi, il fatto di voler andare subito nella massima categoria per evitare poi, no, anche dei problemini No, lui ha a lungo detto andare. non è un progetto di respiro corto, perché altrimenti disse nei nostri studi sarebbe folle pensare, ma non è un anno, sono due, però insomma il tempo non è che sia Sì, infinito, no, eh. no, è chiaro, è chiaro. Gli investimenti sono Sono mirati. mirati, dai. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, buongiorno, buongiorno, ciao Enzo, sono Pietro Ciao Carli, Pietro, auguri ciao, per la ciao. nuova annata. Ciao. Ecco, volevo dire due cose brevemente. Pro Sciaudone, condivido quello che tu dici. Mangia, è necessario che tenga conto che è bravo, che Sciaudone fa spogliatoio ed è amato dai tifosi. Cioè, Mangia non può non tener conto di questi equilibri, quindi Sciaudone non si tocca, non può fare panchina. Donati la può fare panchina perché ha 33 anni, quindi. Poi una seconda cosa, pro Paparesta, diamogli tempo. Adesso ho sentito l'altro ascoltatore che vuole fare un'azione legale, ma ci siamo dimenticati del passato. Lo so, Cioè, bravo. diamo tempo a Paparesta, con calma sistemerà tutto anche per il parcheggio. Grazie. Grazie, grazie per Io il su tuo Pisciadone non ho intervento. detto esattamente questa Sì, cosa. infatti è Io diverso, fermo quella restando che questione a un puramente tecnica, sì, è diversa. allenatore devi lasciare la libertà No, infatti. di decidere, di scegliere. Non puoi dire a Mangia perché Sciaudone è il leader dello scorso anno, deve giocare per forza. Ho detto soltanto che se non rientra nel progetto dal punto di vista tattico, piuttosto che tenerlo in panchina, ed è ingiusto a mio avviso nei confronti del ragazzo e del calciatore Sciaudone, perché lo scorso anno è stato strepitoso insieme a tutti gli altri, ma lui ci ha messo anche qualcosa Qualcosa in in più. più, piuttosto che gli si dia la possibilità di andare a giocare altrove, a maggior ragione se quell'altrove è il campionato di Serie A, fermo restando che il Bari debba anche far tornare i propri conti, perché su Sciaudone si può fare una signora plusvalenza, perché Sciaudone, non lo dimentichi, è stato un grandissimo colpo di Angelozzi che lo prese Sì, svincolato dal dal Taranto. Taranto Sì, fallito, quindi infatti. quello che entra in cassa è tutta polpa, eh? Quindi è Assolutamente. necessario venderlo bene. Un'altra telefonata, pronto? Ciao, buongiorno, sono Luigi da Bari. Ciao Ciao Luigi. Luigi. Vorrei fare una domanda a Enzo. Se li convince il modulo 4-4-2 rispetto a 4-3-3 e poi il Bari ha preso a titolo definitivo dal Tottenham Suleiman Koulibaly. Grazie, Sì, ho grazie per letto. il tuo intervento. Sì, Koulibaly è un classe 94, molto probabilmente sarà aggregato alla formazione primavera. Curioso che sia un altro giocatore, no, prelevato Però dal 94, Tottenham. 20 anni, io Sì, credo 20 che anni, staremo a vedere. Questa è Certo. un'immagine di Koulibaly. In ogni caso, Enzo, ha un passato anche in Italia, perché è stato nel settore giovanile del Siena, del Grosseto, dunque un calciatore che comunque è già stato in Italia. Staremo a vedere un attaccante, quindi Non lo chissà. conosco, non No, lo francamente neanche io, comunque conosco. un classe 94. E poi 4-4-2 Sì, il piuttosto, ma 4-4-2. convincere. 4-3-3 lo scorso anno a un certo punto ha funzionato. Ora abbiamo dei giocatori completamente diversi, con l'abbondanza di esterni che abbiamo, è chiaro che si va nella direzione, Sì, o convince o non convince, a Mangia quel modulo è stata piace, il fatta una 4-4-2 che diventa scelta tattica ben 4-2-4 in precisa. fase offensiva. Abbiamo fior di esterni Sì, in poi questo dico, momento. l'arrivo di Donato è emblematico, comunque la traccia tattica ormai è Se quella ed è ben vogliamo definita. trarre un buon auspicio, con il 4-4-2, 4-2-4 che dir si voglia, abbiamo vinto il campionato con Conte e abbiamo fatto quello strepitoso girone di andata con Ventura in Serie A. Eh sì, abbiamo un ascoltatore in linea, poi ho visto anche che hai dei messaggi che leggeremo tra poco. Pronto? Sì, sono Matteo. Ciao Matteo. Senti, Enzo, solo una cosa, concedimi, sono d'accordo come sempre su tutto con te, concedimi solo una cosa, Guarna come Galeano e come Cialdone, probabilmente rimangono perché sposano un progetto. Noi siamo troppo abituati alla gestione matarrese, dove avevi l'elemento buono e lo vendevi al triplo e prendevi i soldi. Questi qui invece forse stanno investendo su qualcosa di più importante, probabilmente. Perdonami. Ciao. No, no, ma non Grazie. dico che, no, voglio essere chiaro. Vabbè, Galano, cioè, se io
voglio essere chiaro, perché adesso non voglio essere frainteso e domani magari qualcuno mi mette in bocca la frase Sciaudone va venduto. Io faccio un ragionamento logico. Se io lo scorso anno sono stato protagonista del campionato di Serie B, quest'anno non mi posso accontentare della panchina. Galano può giocare nel Bari, deve giocare nel Bari e investe nel Bari, perché Galano è titolare e non si tocca Galano, è uno dei punti di forza del Bari. Ma Sciaudone, se compro Donati, vuol dire che Sciaudone non è uno dei punti di forza del Bari. Se io ho fatto, ripeto, il direttore di banca da una parte, l'anno dopo non mi si può dire no, tu resta in questa banca, sei indispensabile, a far uscire. No, io mi metto in discussione, vado certo, a prove certo. Piuttosto. Io, per me se restano tutti, sono contentissimo, certo. Perché sono giocatori tutti quanti bravi. Ovvio. Ma per un attimo voglio mettermi nei panni di Sciaudone, nella sua testa, nel suo morale, nel suo umore, e voglio ragionare come ragionerebbe lui. Non credo che Sciaudone in questo momento sia contento della situazione. A maggior ragione se ci sono delle società di Serie A che sono interessate a lui. Immaginate un po', c'è interesse di club di Serie A nei suoi confronti e lui dovrebbe accontentarsi di fare la riserva in Serie B. Cioè, ragazzi, mettetevi voi nei panni di Sciaudone e cercate di ragionare come ragionerebbe lui. Questo vi invito a fare. Sei stato chiaro, Enzo. Allora, facciamo così, ascoltiamo anche le parole di Davis Mancia, tratte dal sito web del secolo XIX, sentiamo proprio al termine della partita Mancia. Venire a fare il risultato qua, statene certi che sarà una cosa molto molto complicata per tutti, sia per le, soprattutto parlo delle caratteristiche della squadra, dei giocatori che hanno delle caratteristiche importanti. Io sono convinto che sarà molto difficile fare il risultato qui per tutti, quindi faccio i complimenti a Lentella sicuramente e poi anche ai miei ragazzi perché hanno fatto una prestazione direi intelligente nel primo tempo, sapendo anche soffrire perché ci sta, anche per la non abitudine comunque a giocare su un campo da un terreno differente che non è un alibi però è una cosa diversa, e poi nel secondo tempo abbiamo fatto delle cose interessanti, Lentella ha fatto la sua partita. Noi è normale che le partite tendenzialmente sono un po' più bloccate nel primo tempo e magari nel secondo qualche spazio in più lo si trova. E mi ricollego al discorso di prima, della pazienza e del non perdere l'equilibrio. Perché se si perde equilibrio si rischia di farle andare a indirizzare in un modo negativo. C'erano delle imperfezioni in realtà, però, ovviamente dal sito web del secolo XIX. Senti, vogliamo leggere un po' di messaggi, anche questo devi girare a Gianluca Paparesta, perché quelli che hanno pagato l'abbonamento 130 euro stanno avendo dei premi, mentre io che l'ho pagato 161 a scatola chiusa rimango a mani vuote? Ma i premi, non so, forse la possibilità di incontrare i calciatori con la formula corporate, credo. Forse sì, chiederemo anche questo, dai. Mi chiede, il presidente Paparesi in trasmissione aveva garantito un regalo o qualcosa di simile per chi come me ha provveduto ad abbonarsi prima della rateizzazione degli abbonamenti corporate. Una sorta di premio per chi ha dato fiducia alla società prima ancora che venissero avviate le iniziative incentivanti. Anche questo lo giriamo. Koulibaly sulle mani, in effetto il 94 potrebbe anche essere per la prima squadra. Secondo me José Silva verrà venduto, ho letto di uno scambio con Varela. Sì, secondo però Koulibaly non può essere, Enzo, scusami, il sostituto di eventuale di Josino, perché a quel punto devi prendere un attaccante serio da dare comunque poi Manforte a De Luca e Caputo. Nico scrive, perché non sono partiti mini abbonamenti soprattutto per chi non ha busta paga? E poi mi chiedono se con l'avvento della Nazionale la Lega ha provveduto a pagare a spese proprie qualcosa del San Nicola, no? Sono tutte domande un po' particolari. Sì, oggi sono tutte domande di servizio che gireremo ovviamente alla società biancorossa. Abbiamo intanto un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno a voi, bentornati. Ciao, ciao, ciao. Senti, sull'argomento del giorno, quello di Sciaudone, oltre a sposare completamente la tua tesi, Enzo, aggiungo che per quanto riguarda Sciaudone, attualmente noi sappiamo che il ragazzo viene valutato in una certa maniera. Fargli fare un campionato di Serie B in panchina e non si sa come va, ovviamente lo svaluti. Certo. Ma poi, ripeto, questo è un ragazzo che ha dato il cuore per noi. Ed è peccato vederlo, se Mangia non lo vede, è inutile che noi continuiamo, noi tifosi, a ostinarci a dire no, deve giocare a forza, lo devono tenere a forza. È un controsenso, però dobbiamo imparare anche a essere più maturi sotto questo aspetto. Grazie. Mi trovi d'accordo. Questo è un ragazzo in ascesa. Se non fa adesso il salto, se non, o minimo,
Insomma, ripeto ancora il concetto, se Sciaudone, se Galano giocano titolari, allora è giusto che restino a Bari, che sposino il progetto, questo vuol dire sposare il progetto. Ma se Sciaudone non deve giocare titolare, gli è stato messo davanti Donati, insomma, mettiamoci nei panni di Sciaudone, è giusto che vada via, che cambi aria. Lo so che è doloroso perché Sciaudone è un ragazzo, però se gli vogliamo bene, se vogliamo dirgli grazie per quello che ha fatto per il Bari lo scorso anno e l'anno precedente ancora, è giusto che lo si lasci andare via. Non capisco questo voler per forza tenere Sciaudone, ma lo releghi in panchina. In panchina, no, infatti. Vabbè, non lo so, francamente mi sembra un po' un controsenso. Ancora qualche ora, dalle 23 chiuderà il calciomercato, quindi ne sapremo sicuramente di più. Anzi, siamo quasi in chiusura. Ti chiedo un giudizio anche su Stojan, che in questo momento è il calciatore che è meno... Apatico, un po' molle, Coppa Italia, fino alla breve mai incisivo. Deve fare attenzione anche Stojan, perché comunque stanno Stevanovic e Volski che... Stevanovic è entrato molto molto possono bene. Possono togliergli facilmente il posto, se continua a giocare così. Ti dicevo prima, allora, non è che Sciaudone deve avere il posto garantito a vita. No, no, infatti, poi se dimostra di... Poi deve comunque guadagnarselo in campo. Sciaudone, grande protagonista dello scorso campionato, come tanti altri, ma Sciaudone... alla prima giornata del campionato successivo è già in panchina, cioè non è che ha giocato 10 partite male perché dice ti hai dato la chance, statene sì, al posto di un calciatore. No, evidentemente non va bene, evidentemente Mangia, che lo segue negli allenamenti, lo segue, si rende conto che non fa per il suo gioco. Allora se non fa per il suo gioco, amici più di prima, ci stringiamo la mano, abbracciamo Sciaudone e lo dobbiamo, per il bene che gli vogliamo, lo dobbiamo lasciare andare via. Noi dobbiamo affezionarci, non deve essere un nostro ostaggio Sciaudone, perché Sciaudone, se gli vogliamo bene, e noi gli dobbiamo volere bene a Sciaudone, perché Sciaudone ha fatto grandi cose lo scorso anno, anche la storia dei selfie ha aiutato molto, dobbiamo lasciarlo andare via. Siamo davvero in chiusura, domani con il Bianco e Rosso TV Sport. Ciao. Ciao.